Signora Adele, la cena è in tavola. Ho servito perché si stava freddando. E mio fratello? Il signor Arturo è appena rientrato. Digli di venire qui. Buonasera. Mi cercavi? Sì. Anche se è inutile. Tutti i giorni la stessa storia. La cena è pronta da mezz'ora e tu mi domandi se ti cercavo. E dove vai ora con quei libri? I libri li poso in laboratorio. Devo anche controllare una cosa. Adesso mi fai il piacere di controllare quanto si è raffreddata la cena. E a proposito di laboratorio. Beh, cosa c'è ancora? È ora che impari a metterti il camice, perché con gli acidi che usi ti bruci tutti i vestiti. Anche l'altro giorno hai rovinato un vestito nuovo, appena consegnato dal sacco. Si ripara, Adele. Va bene, provvederò. E non usare quel tono. Io vorrei sapere che cosa scopri con quegli esperimenti, oltre naturalmente ai buchi nei vestiti. Oltre naturalmente a quelli, ho scoperto un grosso buco nel nostro modo di vivere. Oh, non guardarmi così. Non è colpa tua. Come sai, tutte le nostre attività necessitano di energia. E questa ora è prodotta dalla combustione del legno e del carbone. In piccola parte dall'energia idraulica. Beh, io credo che il futuro dipenda dalla produzione di energia. E io faccio studi sull'energia e sull'illuminazione elettrica. Che è quella dell'avvenire. Arturo Malignani, che aveva terminato gli studi primari e secondari, licenziandosi nel 1883 dalla sezione fisico-matematica dell'Istituto Tecnico Udinese, si iscriveva in un primo tempo all'Università di Padova. Però, mal sopportando gli insegnamenti teorici ed astratti che gli venivano impartiti, abbandonava ben presto quell'ateneo per trasferirsi a Milano, dove frequentava per 2 anni la facoltà di scienze naturali. Lasciata anche questa scuola, che poneva un limite al suo spirito di ricerca, rientrava definitivamente ad Udine nel 1886. Costruitosi da solo un piccolo laboratorio nel giardino attiguo alla casa, il giovane Arturo aveva dato libero sfogo al proprio irrequieto spirito di ricerca. In quel periodo, gran parte dei suoi studi riguardavano la fotografia. Il padre, spentosi nel 1878, oltre che pittore e ritrattista, era anche fotografo ed aveva aperto un laboratorio in Udine. Gli strumenti del padre avevano quindi esercitato su Arturo tutto il fascino di quella nuova tecnica ed egli si dedicava con grande impegno al perfezionamento di strumenti ottici come teleobiettivi, filtri, eccetera. Che hai? Non ti va più di camminare? Hai qualche problema? Che c'è? Non hai il coraggio di fare qualcosa? Se la pensa così, la informo ufficialmente che il laboratorio passa fin d'ora nelle sue mani, in quanto ho scoperto che la mia vocazione è un'altra e non sono ammesse repliche. E posso sapere almeno il perché?
Per questo. Mio fratello ha quindi scoperto la sua vera vocazione. Faresti meglio a leggerlo anche tu. Oh, non pretendo che studi testi o riviste scientifiche, ma devi sapere che la lampada, inventata in America da quell'Edison di cui ti ho parlato, sta creando un certo interesse in Inghilterra e ora a Milano, e i giornali, come vedi, ne parlano. Se ricordi, io ero interessato al problema. Solo che mi sono venute un paio di idee che devo assolutamente mettere in pratica. Purtroppo ci vorrà tempo. E ci vorrà qualcuno che si occupi del laboratorio. Complimenti, hai proprio indovinato. Interessato alla cosa, Malignani decide di dotare il proprio laboratorio di una macchina a vapore della forza di 4 cavalli e di una dinamo di 180 volts. E con questa attrezzatura inizia la fabbricazione sperimentale di lampadine elettriche. Mi ha chiamato. Stavo andando in vetreria. Ah, sì, così gli riporti questo. Non andava bene? Sì, ma è troppo piccolo e si diventa matti a preparare l'impasto del vetro ogni momento. Attento, che è ancora caldo, eh? No, anzi no. Lascialo qui, così posso continuare. E se me lo chiede? Digli che poi passo io a portarglielo. E gli chiedo anche di quelle canne che doveva procurarmi a Venezia. Ormai è a buon punto. Magari, ce n'è di lavoro da fare. Ah, Tony. Sì? Puoi fermarti a fare un bicchiere. Ma non più di 5 minuti. C'è il commendator Volpe. Buongiorno. Se il mio giovane amico permette, potremmo parlare qui senza che si scomodi. E poi forse è il luogo più adatto per quello che ci dobbiamo dire. È la prima volta che viene in laboratorio. Anch'io desidero curiosare nel suo regno. Si dice che accadano cose meravigliose. Non mi dica che non è al corrente degli ultimi esperimenti. È appunto questo il motivo della mia visita. Lei fabbrica lampadine ed io sono al buio. Ho bisogno quindi della sua luce. Ma scherza, commendatore. Posso garantirle che parlo seriamente. Allude alla sua tessitura? Esattamente, amico mio. Le possibilità di questa nuova invenzione mi interessano. E poi dicono che sia più pulita, più sicura, migliore del gas. Ah, vedo che è ben informata e che non ha difficoltà nei confronti delle novità. Caro Malignani, l'esperienza mi ha insegnato che per correre con i tempi bisogna seguirli, o ancora meglio, precorrerli. Approvo il suo pensiero e ha la mia parola che farò il possibile per soddisfarla. Certo, il problema va studiato attentamente.
Le lampade hanno bisogno di energia per illuminarsi. Questo da ora è compito suo. E per le sue spese non ha da preoccuparsi. Come vede, ho terminato, commendatore. Posso dare il via all'illuminazione. Sono d'accordo. Adesso le faccio vedere. Magnifico, ha superato ogni mia aspettativa. D'altronde ero certo di poter contare su lei. Ora vorrei proporle, sempre che le interessi. Visto il successo ottenuto con l'illuminazione dello stabilimento del Volpe, Malignani propose al comune della sua città di affidargli l'incarico di studiare, realizzare e gestire una rete di illuminazione elettrica pubblica in sostituzione di quella a gas. Sostenuto anche economicamente dall'autorevole Volpe, Arturo Malignani ottenne dal comune l'incarico. Una delle clausole dell'accordo tra il comune di Udine e il Malignani imponeva a questi la sostituzione a sue spese delle lampadine difettose. Così Udine divenne nel 1888 la terza città d'Europa ad avere un servizio pubblico di illuminazione elettrica. Si può? Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Abbiamo raggiunto dei risultati veramente inimmaginabili sino a pochi mesi fa. Complimenti. Grazie. Sembra comunque che ciò non basti. È di questo che volevo parlarle. Se non ricordo male, lei già a suo tempo ci fece cenno di un eventuale potenziamento dei servizi. E infatti, credo che sia giunto il momento di dare impulso alla cosa. Certo, sarà necessario procedere ad un ampliamento, anche strutturale, degli impianti. Ci contavamo e volevamo appunto dirle che ha, per quanto ci compete, ogni appoggio. L'importante è che si riesca a garantire la copertura del progetto di ampliamento della rete pubblica. Secondo i miei calcoli, si rende necessaria l'installazione di una nuova e più potente centrale termoelettrica. E se non basterà, dovrò pensare anche all'energia idroelettrica per procedere poi ad avviare quello stabilimento industriale. Proceda pure. Le confermo che ha il nostro consenso. D'accordo. Amico mio, era molto che non passeggiavamo così tranquillamente. Caro commendatore, muoversi è sempre salutare. Serve anche a schiarirsi un po' le idee. Dunque, per quanto riguarda il comitato comunale, è tutto a posto, è stato tutto chiarito. In ogni caso, i problemi sono tanti. La piccola industria ci crea seri problemi con le sue richieste sempre maggiori. Ora, per poter dare maggior sviluppo alla cosa, visto che l'energia elettrica da noi fornita con l'attuale sistema non è sufficiente all'impulso industriale, avrei delle idee che possono rivoluzionare il sistema della produzione, facendo sì da poter soddisfare la richiesta che... E ancora non basta? No, ancora non basta. Poteva progettarla di dimensioni maggiori. Crede che non vi abbia pensato? Solo che non è possibile, almeno lì. Mi scusi se l'assillo con queste domande. Infatti, il tecnico è lei. Ma perché siamo venuti fin qui in Chiavris? Per dare una spiegazione alle sue giuste domande. Vede, sono arrivato alla conclusione che quello che non si può fare con il fuoco, si può fare con l'acqua. Ma... Le sembra così strano? Pensa di utilizzare l'acqua della roccia? Esattamente. Anzi, per essere più precisi, le sue variazioni di livello. Questo è uno dei punti nei quali si può installare una centralina idroelettrica di piccole dimensioni.
E le basterà? No, questa non basterà. Ma come le dicevo, questo è uno dei punti. Ne ho scovati altri due. E con tre centraline dovremmo senz'altro riuscire ad accontentare tutti. Ottimo. Lei riesce sempre a dimostrarsi all'altezza della situazione. E i tempi? Relativamente brevi, se lei approva il progetto. Ma questo era sottinteso. Proceda pure. Bene, allora è meglio rientrare. A tavolino le spiegherò il progetto in dettaglio. Preso nulla? Ancora no. Se scendi ancora un po', alla prossima ansa c'è un ponticello. Lì sotto troverai le trote. Grazie, grazie, signore. Ma lei sa proprio tutto. Sono tante settimane che cammino lungo le rogge che ormai sono diventato un esperto. Buongiorno. Ha visto? Ha visto, caro commendatore, che non siamo i soli ad approfittare della bella giornata? E riprendendo il nostro discorso, vorrei dirle che... Ecco i pezzi per la pompa. Ah, grazie. Il treno da Milano era ancora in ritardo. Era un guasto grave. No, la pompa funziona. Sto solo provando a vuotare le lampade con un altro metodo. Il problema è che più tentiamo di aumentare la loro luminosità e meno durano. E poi serve quasi mezza giornata per vuotare una lampada. Il filamento di carbone non dura nemmeno 100 ore. Proprio non si riesce a togliere tutta l'aria. Con la pompa Sprengel, no. Ma non è solo questo che non va. Con questo sistema a mercurio si producono gas velenosi che rischiano di produrre intossicazioni. Non lo spieghi a me. Mia moglie già mi dice che sono pallido. Te lo dico sempre. Tu dovresti bere latte. Ti disintossica. Ma allora vuole proprio avvelenarmi. Faccia un'altra pompa piuttosto, no? Va bene, va bene. Accompagnami in laboratorio con quei pezzi. Voglio continuare subito i miei esperimenti. Il notevole successo di Malignani doveva essere la pompa a stantuffi in serie immersi nell'olio, che escludeva l'uso benefico del mercurio e rendeva l'operazione rapida ed innocua. Sono pronte le lampade. Caro Tony, siamo quasi al punto di prima. Comunque, quest'anno abbiamo sostituito meno lampade dell'anno scorso. I progressi che facciamo nella vuotatura si vedono. E ora le lampade durano di più, pur essendo più luminose. È certo che manca ancora molto per renderle veramente durevoli. E questo non sarà possibile finché non elimineremo i gas blu. Bella questa luce. Sì, ma se guardi bene, c'è sempre una traccia di quel maledetto gas blu. Vedi quell'aureola azzurrognola lungo il filamento? Sì, la vedo. Finché non lo elimineremo del tutto, le nostre lampade avranno vita poco lunga. Vuol dire che il vuoto non è sufficiente. Così, a poco, la luminosità cala e il filamento si spezza. Peccato. E che cosa si può fare? Se lo sapessi. Io ora devo andare. Auguri comunque. E buon lavoro. Sì, buon lavoro. Ecco, hai visto? Così ti sporchi le mani. Dai, su, fai il bravo. Adesso sai cosa facciamo? Lascia stare. Oh,
Ecco papà. Su, vieni in braccio. Fai un sorriso a papà. Ma a rasserenare lo spirito di Malignani, ora c'era anche la moglie Maria Lupieri e il figlioletto Camillo. Le pause nella vita di Malignani erano però sempre rarissime. Convintosi che abbinando agli effetti fisici delle pompe dei correttivi chimici fosse possibile ottenere il vuoto spinto nelle lampade, eccolo riprendere gli esperimenti con l'aiuto della chimica. Questi, condotti con tenacia e pazienza, lo portarono a constatare che l'immissione durante la vuotatura di un gas inerte risolveva in un precipitato solido i residui dell'ossigeno e della combustione del filamento. Provando con l'azoto appena generato, ottenne ulteriori sensibili miglioramenti, ma si rese conto che non erano dovuti all'azoto in sé. Moltiplicò quindi i suoi tentativi per ottenere il vuoto chimico industriale e finalmente trovò che immettendo vapori di fosforo e di arsenico nell'ampolla si produceva un precipitato solido di colore giallo-oro che eliminava il gas blu e creava chimicamente il vuoto stabile che le pompe da sole non riuscivano a produrre. Cosa fai ancora qui? È tardi. Su, dai, vieni. Neanche oggi hai mangiato. Ah. Finirai per ammalarti. Resiste. È stabile. Vedi, queste lampade ardono ormai da 800 ore e la loro luce è sempre bianchissima. Ah, davvero? Funziona, capisci? Sì. Ma ora vai a letto, finirai col bruciare anche tu. Hai visto? Credo di aver risolto il problema. Le nuove lampade del Malignani duravano circa 800 ore. Ulteriori esperimenti gli permisero di eliminare anche la polvere del precipitato. Il nuovo procedimento, praticato in serie e su decine di lampade contemporaneamente, consentì di ridurre a un solo minuto la durata di vuotatura delle ampolle, riducendo conseguentemente i costi di produzione e i prezzi di vendita delle lampade. Totalmente preso da queste prove, egli però non si curava di quanto si stava ottenendo altrove in questo campo. Anzi, era convinto che in America o in Germania si fosse giunti a uguali o migliori risultati. Ma ad informarlo avrebbe provveduto il destino. Scusi, la coincidenza per Vienna non sarà che domani mattina. Potrebbe indicarmi un buon albergo? Certo, salga. Le piace la nostra città? Lei sa chi si occupa dell'illuminazione della città? Sì, il cavalier Malignani. Abita qui a Udine. E sa dov'è? Naturalmente. Le interessa? Lo vorrei incontrare. Eccoci arrivati. Molto bene. Ecco, tenga e buon lavoro, grazie.
Oh, grazie. A proposito, se domani può passare di qui, farò una visita a quel signor Malignani di cui abbiamo parlato prima. Come desidera, signore. Il cavaliere però è in casa la mattina presto, poi al suo ufficio o in laboratorio. Sa il diavolo cosa combina. Ma non si preoccupi, lo troveremo. Grazie, buonanotte. Buonasera. Ah, dica che l'ha accompagnato il vetturino della stazione, la tratteranno bene. Buongiorno, signore. Desidera? Mi scusi, abita qui il signor Arturo Malignani? Arturo Malignani? Certo. Grazie. Lieto di conoscerla. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Dunque, è proprio lei che ha realizzato l'illuminazione di questa città? Beh, sì. Non le sembra un buon lavoro? Un buon lavoro, signor Malignani? Le posso assicurare che non ho mai visto nulla di simile in nessun'altra città. Beh, non esageri. Oh, tutt'altro. Le posso assicurare che non ho mai visto una città meglio illuminata al mondo. E posso chiederle, per favore, come ha potuto raggiungere questi risultati? Abbia la compiacenza di seguirmi in laboratorio. Lì le riuscirà più facile a rendersi conto di quanto siano normali i risultati che tanto la meravigliano. Ah, è qui dunque che ha risolto il problema di un'illuminazione così efficiente? Sì, con la pazienza. Provando e riprovando. Ho notato che le sue lampade hanno una luce particolarmente intensa e bianca. Sì, non mi posso lamentare per questo. Mi scusi la mia curiosità. Quanto dura? Ogni quanto le sostituisci? Ma ogni 750 o 800 ore circa. Sto studiando... 800 ore? E lo dice così, mentre tutto il mondo si dibatte per farle durare più di 100 ore. Ma come fa? Vede, è un metodo chimico. I vapori di fosforo abbinati a questa macchina. Da quanto tempo ha brevettato questo sistema? Non credo sia cosa da brevettare. Oh, devo dedurre che non l'ha fatto, ma non voglio sapere altro. Prima deve assicurare i suoi diritti. Oh, via, non vedo perché devo prendermi altre preoccupazioni. Ho pensato che non valesse la pena di chiedere il brevetto. Se immagini se Edison o Phillips non fanno meglio di quanto faccio io. Mi permetta piuttosto di offrirle qualche cosa. Grazie. Io gradirei una birra. Va bene anche per me. Confesso che apprezzo molto questa vostra bevanda nazionale. Parliamo di cose serie. Dica pure. Signor Malignani, possibile che non ci sia un modo per indurla alla ragione? Le ripeto, non perda tempo. Brevetti immediatamente questo suo procedimento prima che qualcuno glielo copi. Lei ha risolto il problema che ancora oggi fa impazzire i grandi produttori di lampadine che ha nominato. Ne è proprio sicuro? Io sono un esperto. Si renda conto che ha tra le mani una scoperta eccezionale. Essa è in grado di dare all'illuminazione elettrica quella spinta e quella diffusione perché elimina tutti i difetti che essa fino ad ora presenta e che scienziati di tutto il mondo non riescono a togliere di mezzo. Oh, via. Non esageri. Prosit. Ah, in vita mia ne ho vista di gente strana, ma mi creda, non come lei. Ciò che ha fatto ha un'importanza enorme. Deve assolutamente brevettarla al più presto. Lei dice? Oh, certamente.
Va bene, lo farò. Vedo che stai scrivendo la lettera per l'ingegner Clerici. Sì, cavaliere. Ben inteso, spero che tu abbia chiarito che stiamo ultimando le pratiche per il brevetto del mio metodo sulla produzione chimico-industriale per ottenere il vuoto nelle ampolle delle lampade elettriche. Certo, cavaliere. Bene, scrivi. Sarò lietissimo, ovviamente, se la cosa interesserà il signor Edison, virgola. E sono disposto a sperimentare il mio metodo con le lampade da lui fabbricate, punto. Con l'occasione porgo distinti saluti. Tullia, mi raccomando, che la lettera parta entro oggi. Subito? Sì, è importante che arrivi presto a Milano. Passò un anno prima che la Edison di Milano, che fungeva da tramite con la casa madre americana, desse risposta. Ma Arturo Malignani sapeva attendere e trovava sempre il modo di impiegare utilmente il suo tempo. Pochi anni prima, tra un esperimento e l'altro sulle lampadine, era riuscito a realizzare il primo modello di automobile elettrica, che con 10 pile rigenerabili si muoveva a 16 km orari. Ed aveva un'autonomia di 60 chilometri. Ora invece trovava il tempo di riprendere a pieno ritmo le osservazioni meteorologiche ed astronomiche che da sempre lo avevano affascinato. I rilievi del Malignani venivano effettuati in tutto il Friuli e ogni cosa era meticolosamente annotata e catalogata. Buongiorno. Buongiorno. È arrivato un telegramma. Leggilo. Società editrice Clerici, Milano, sede centrale di Filadelfia, interessata a trattative acquisto vostro brevetto. Invieremo nostri esperti con materiale sperimentale. Basta così, Tullia. Non c'è tempo da perdere. Vai in laboratorio ad avvertire i ragazzi di prepararsi a ripetere le vuotature delle ampolle modello 16. Bene, cavaliere. Sì, questo modello è più simile a quello usato dalla Edison. E i ragazzi devono imparare a fare l'operazione più velocemente. Tullia, scusa, scrivi. Spettabile Edison Clerici, Milano. Nel ringraziarvi per l'attenzione e l'interessamento riservati alla mia proposta, virgola, vi informo che siamo disposti alla realizzazione degli esperimenti che vorrete condurre. Punto. Sono certo che in questo incontro riscontrerete i risultati desiderati. Il signor Malignani
l'ingegnere Colombo della Edison e il signor Costa. Buongiorno, signori. Piacere. Vi attendevo. Il nostro materiale? È giunto sano e salvo stamattina. Era ben imballato. Ho già fatto portare tutto in laboratorio, quindi potremmo cominciare subito. Siamo ansiosi quanto lei di vedere i risultati di questa prova. Allora, andiamo. Pensa che ci sia qualche difficoltà? Non c'è motivo che il mio sistema non vada bene anche con le lampade di Edison. Allora procediamo. Ecco le carte. Piano, per favore. Va bene così? Grazie. Allora, signor Malignano, che cosa contengono le casse? Attrezzature scientifiche. Di che tipo? Una pompa, lampade, materiale scientifico e l'altro. Ci segua un attimo in ufficio, per favore. Sono $100. Ma signore, è assurdo. Quanto mi sta chiedendo è molto più del valore effettivo del materiale stesso. Va bene così. Le ripeto che sono $100. Le ripeto che è assurdo. Piuttosto preferisco gettare la pompa in mare e costruirne un'altra qui, negli Stati Uniti. Mi costerebbe meno. La getti pure, basta che paghi la dogana. Questo è mare americano, mister. Oppure possiamo scortarla a sue spese fuori dalle acque territoriali. Mister Malignani, se vuole seguirmi, Mr. Edison l'attende. Sì. Vogliamo andare? Ma certo. Un momento. Ci sono dei problemi? No. Le solite pratiche da fare. Eccellente, mister Malignani. Veramente eccellente. Lei ha fugato ogni mio dubbio, sa? È un piacere. È un piacere sentirsi dire questo da una persona importante come lei. Si figuri, mister Malignani. Prego, venga nel mio studio. Bravo. Prego, si siede. Vuole un sigaro? No. Lei ha un buon vantaggio su tutti noi. Mi dica come è riuscito a pensare ai gas inerti per creare il vuoto delle ampolle. È una lunga storia di prove, esperimenti e ricerche. Ma non serve che spieghi a lei cosa significhi e cosa si provi a fare questo. Il vuoto prodotto meccanicamente con le pompe non era sufficiente. E quindi non mi restava altra strada se non ricorrere all'aiuto della chimica. Signor Malignani, quello che lei ha fatto è eccezionale. Oserei dire geniale. Erano anni che studiavo la maniera di trovare una durata soddisfacente delle lampade elettriche. Ci sarebbe bastato trovare delle lampade che durassero la metà delle vostre. Oh, non si rammarichi. Oh, tutt'altro, mister Malignani.
Solo che, beh, è brutto pensare che, noi consideravamo una vittoria ogni minuto guadagnato alla vita di una lampadina, ed ora arrivate voi che, beh, insomma... Via, via, signor Edison. Non dimentichi che in fondo tutto è partito da lei. Ah, beh, sì. Il diavolo fa le pentole, ma... ma non i coperchi. Va bene. Comunque, devo dirle che la mia più grande soddisfazione l'ho trovata nel suo interessamento e nel suo consenso. Non avrei mai pensato che i lavori fatti nella mia lontana Udine mi avrebbero un giorno portato ad incontrarmi con un uomo famoso come lei. Va bene, Mr. Malignani, ma veniamo al sodo. Io ho intenzione di chiederle di vendermi i suoi brevetti. Se la cosa la interessa, io posso mettermi direttamente in contatto con i miei legali. La sua richiesta mi onora e non le nascondo che ho intenzione di accettarla. Ah, molto bene, Mr. Marignani. Magnifico. Caro commendatore, vedo che ormai anche lei apprezza sempre di più queste passeggiate. Certo, però poteva trovare un posto meno sconnesso per... Ma vuol mettere la bellezza di questi posti. Il dolce scrosciare del torre in questa zona. Guardi che bellezza. E infatti. Comunque, non è soltanto questo che mi ha portato qui. Purtroppo i nostri problemi di produzione non sono finiti. Sinceramente, caro amico, non la capisco. La cessione dei brevetti e gli accordi presi con la Edison avrebbero dovuto concederle un minuto di tranquillità. E invece, va bene. Lei è giovane, ha entusiasmo. Ma un po' di riposo è necessario anche per lei. Si fa presto a dirlo. Abbandonare quanto ho fatto fino ad ora mi sarebbe impossibile. Queste iniziative hanno bisogno di crescere, di svilupparsi, di imporsi. Sì, volevo dire, ha ragione. Le lampade non hanno più per loro conto altri problemi se non quelli dell'alimentazione che, come sempre scarseggia, vista la domanda sempre crescente. Quindi dobbiamo cercare di soddisfarlo. E poi c'è il problema della forza motrice, che avrà un ruolo sempre più importante per l'industria che sta nascendo in Friuli. Questo sta diventando il problema più urgente da risolvere. Beh, questo, se ricorda, lo avevamo previsto. Vede là? Il punto è strettissimo. Uno sbarramento di sufficiente ampiezza ci darebbe la possibilità di ricavare dal torre tanta energia da far fronte ad ogni esigenza per molti anni. Benissimo. Ma non capisco ancora perché mi ha chiamato fin qui. Doveva pur rendersi conto di quello che stiamo per fare. E sa bene che senza il suo consenso io non mi muovo. Ah, amico mio. E quando mai le è mancato il mio consenso? D'altra parte, se non avessi avuto fiducia in lei, Udine sarebbe ancora illuminata a gas. Allora, come procedono i lavori? Se non ci fossero i problemi delle piene, si andrebbe avanti più presto. Commendatore, mi scuso molto. Gusto, porta questa malta allo sbarramento. Va bene. Datevi da fare, voi, eh? Bene, cara Ceschia. Allora, bisogna operare deviando il torrente. È sicuro che ciò si potrà attuare? Certo, amico mio. E non cominci a preoccuparsi prima del tempo.
So ben io come fare per ciò che riguarda i leganti di drago. Ehi, attento! Attento con quegli strumenti, lo sa bene che sono delicati. Pensa sempre tu, commendatore. Mi dica, come crede di risolvere questo problema? Incanalando l'acqua in grosse tubazioni e attendendo i momenti di magra per isolare di volta in volta la parte su cui si opera, è possibile, a mio avviso, fare gettate in corsi d'acqua anche 10 volte più impetuosi di questi. Forse non ha più fiducia in me. Io le ripeto che ci riusciremo. Basta che faccia ciò che le dirò. Ci riuscirò con l'aiuto del tempo e con i suoi consigli. È col lavoro, caro impresario, col lavoro. Abbiamo comunque il problema dei trasporti da non sottovalutare. Faccia preparare la malta vicino allo sbarramento. Ma ora raduni gli uomini che si va al cacciatore. Dovrebbe essere quasi ora di pranzo. È quasi ora di cena ormai. Beh, potevi avvertire. Se solo ce ne lasciasse il tempo. Portate via tutto, si va a mangiare. Non dirmi che sei in collera con me solo per un pranzo. Certo che lo sono, capita quasi tutti i giorni. Vuoi forse andartene? E via, sa bene che non rinuncerei per nulla al mondo a lavorare con lei. E adesso mi aspetti, che prima di cena devo finire di sistemare questa cassa. D'accordo. Così, in breve tempo, sotto il suo diretto controllo, sorgeva l'ardito manufatto di sbarramento del Torre alle bocche di Crosis. Una diga ad arco parabolico alta 37 metri, con uno sviluppo di 60 metri. E la centrale di Ciseris, 1200 HP. Un'opera eseguita in maniera magistrale per quegli anni. Il primitivo scopo di questi impianti era quello di fornire l'energia necessaria alla rete elettrica di Udine e alla prevista linea tranviaria Udine-Tarcento, progettata fin dal 1896, oltre che alla crescente industria friulana. Le opere furono però cedute, prima ancora della loro ultimazione, ad un cascamificio, mentre già Arturo Malignani progettava nell'alta valle del Torre una centrale a Vedronza, capace di una potenza ancora superiore. Signori, signori, per cortesia, un attimo di attenzione. Il senatore di Prampero, che ci ha onorato con la sua presenza, desidera procedere alla consegna delle insegne di Cavaliere del Lavoro al nostro direttore generale, distintosi, come già sapete, e come risulta dalla motivazione per l'impegno nello sviluppo dell'industria. Sciolta la società con Marco Volpe, Arturo Malignani fondava nel 1906 la Società Friulana di Elettricità, della quale presiedeva anche il consiglio di amministrazione. Della SFE facevano parte come soci anche numerosi utenti, secondo un principio di cooperazione assai avanzato per quei tempi. Possiamo affermare che in seguito al miglioramento apportato da queste lampade all'illuminazione elettrica,
Essa avrà ancora largo campo di espansione nella città di Udine, quantunque vi sia già molto estesa e sia entrata nell'uso comune, forse in grado maggiore che in qualsiasi altra città. La ragione che ha determinato in Udine, più che in altre città, il successo dell'illuminazione elettrica va ricercato, oltre che nella fornitura gratuita delle lampadine di ricambio, nella razionale disposizione delle tariffe. In modo che, mentre fuori di qui l'illuminazione elettrica è considerata ancora come un'illuminazione di lusso, qui invece essa penetra anche negli ambienti più modesti, nonostante che il gas venga dal comune offerto ai consumatori a prezzo di costo. Il fatto che la forza del primo salto del torre è totalmente collocata vi suggerirà spontaneamente questa domanda. Perché non ci proponete di attuare subito un secondo salto sul torre, anche per assecondare il risveglio della piccola industria così felicemente iniziata? Caro? Sapessi. Ehi là, ragazzo, dove vai? Sono qua con i miei genitori. Vieni con me. Buongiorno. Buongiorno a lei. Cercate qualcosa? No, o meglio, ho già trovato. Pare che ce ne sia molta di questa roccia in questa zona. Forse lei fa la raccolta di sassi? A me interessano moltissimo. Quando è così, se può farle piacere, la informo che più a monte ce n'è tanta di questa roccia. La porterò a casa per esaminarla. Ma fate voi. Scendete con me alla baita, berremo qualcosa insieme. Sarete stanchi, immagino. Sì, accettiamo volentieri. Fa un caldo. Eh sì, andiamo. Per di qua, signori. Vede, da questa roccia si può ricavare un prodotto buono per fare le case. Si chiama cemento. Ne ha mai sentito parlare? Sì, ma sembra molto caro. E molto spesso non si trova. Voi lo trovate conveniente? Con i cementi si ottengono strutture ardite, più sicure, più grandi. Più grandi di San Pietro in Roma? Volendo. A voi giovani sembra sempre di avere il mondo in tasca. Poi dovete fare all'antica per combinare qualche cosa. Dipende dal fatto che non abbiamo in Friuli una produzione di questo tipo. Mentre io credo di poter confermare, dopo le analisi, che anche da noi si potrebbe produrre dell'ottimo cemento. Veramente buono questo vino, eh? Non è certo fatto con i vostri sassi. Comunque, resto io suo debitore.
E la ringrazio. Ora purtroppo si è fatto tardi, vero Maria? Senta, signore, se proprio vuole sdebitarsi, mi mandi un po' di quel suo cemento. Quando l'avrà fatto? Ah, non si sa mai che io non cambi idea. Senz'altro. Allora, arrivederci. Arrivederci. Per anni Malignani effettuò prelievi di campioni di marne nelle più diverse località della regione, finché, convintosi dell'abbondanza e della buona qualità del materiale, decise di fondare nel 1907 la società Cementi del Friuli, con sede e stabilimento ad Udine. Questo nuovo indirizzo dei suoi interessi non gli impediva però di continuare a sviluppare le precedenti iniziative. Proseguirono in tal modo le sue ricerche per l'elettrificazione del servizio delle tranvie urbane della città di Udine, realizzate nel 1908, e della sua prosecuzione fino a Tarcento. Una parziale attuazione del primitivo progetto della Udine-Tarcento avveniva nel 1915, con l'inaugurazione del tronco Udine-Tricesimo. L'energia necessaria al funzionamento di questi impianti era sempre fornita dalla centrale di Vedronza, collegata a Udine con una linea di 21.000 volts. E le vetture del servizio tranviario elettrificato erano state appositamente studiate e realizzate dallo stesso Malignani, ma la guerra bloccò tutto. La prima fase degli eventi bellici interessò direttamente Arturo Malignani, che tra l'altro, a mezzo della società friulana Elettricità, forniva l'energia elettrica alle installazioni militari, oltre naturalmente a preziosi consigli tecnici in qualità di assistente e consulente meteorologico del Comando Supremo. Fu proprio lui, nel 1918, a portare a capo di una deputazione di cittadini udinesi il tricolore in gorizia liberata per issarlo sul pennone del castello. Commendatore, i signori del comune. Scusatemi se vi ricevo così, ma sono appena tornato da Milano. Non si rammarichi, la consolerà il fatto che è stato preceduto solo dalla cavalleria. Siamo felici di riaverla così presto tra di noi, ora che finalmente la guerra è finita. Dobbiamo ricostruire. Il che per voi significa un'altra guerra. Via, commendatore, non sia così pessimista. La situazione è peggiore di quanto credessi. Ma il morale è alto. La popolazione... La popolazione mi è apparsa tutt'altro che ottimista. E anche il resto è a catafascio. Commendatore, noi abbiamo sempre creduto di poter contare su di lei, almeno per i primi interventi. E poi, chi meglio di lei è in grado di farlo? Non può rifiutare l'aiuto di cui ha bisogno il suo Friuli. Sapete bene che non sono capace di rifiutare. Comunque, accetto solo per la mia terra. Nella linea extraurbana Tricesimo-Tarcento, Malignani vede il coronamento del suo progetto a cui lavorava sin dal 1896. All'inaugurazione egli felicemente ne guida il tram, nella piena convinzione che questa linea, oltre che a collegare le varie zone, servirà anche a valorizzare le bellezze naturali del Friuli. Malignani proseguiva naturalmente anche la sua attività nel settore dei cementi e alla fabbrica di Udine, costruita nel 1907, aggiunse quelle di San Leonardo, di Padova nel 1922 e di Cividale nel 1925.
Le fabbriche di Cividale e di Padova vennero dotate di speciali forni rotativi per la produzione di cementi artificiali ad alta resistenza. E nel 1927 le due società, la Cementi del Friuli e la Cementi del Veneto, cui fanno capo le quattro fabbriche, si fusero in un'unica ditta, capace di produrre 2,5 milioni di quintali di cemento all'anno. Parallelamente, egli svolgeva studi per fornire all'industria edile materiale leggero e resistentissimo per la costruzione di case economiche, antisismiche e termicamente isolate. Lo studio dell'astronomia e della meteorologia sollevavano Marignani dal dolore provato per la scomparsa della consorte Maria, avvenuta nel 1927, e della sorella Adele nel 1933. A Marignani restava solo l'affetto del figlio Camillo, associato a lui anche nell'attività industriale, ormai accasato e padre di tre figli, suoi prediletti nipoti. Malgrado l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, egli non sospese le sue osservazioni meteorologiche, delle quali si era diligentemente occupato per quasi mezzo secolo. I rilievi da lui eseguiti riguardavano le precipitazioni e la temperatura, oltre ad uno studio sulle nubi e sul valore che queste potevano avere come ausilio alla previsione del tempo. Anche i venti vennero osservati, ma soltanto agli effetti della previsione stessa. Lo studio sulla temperatura venne esteso, oltre che all'osservatorio posto ad ovest del Colle del Castello, ad altri punti della città, allo scopo di indagare se il posto scelto per l'osservatorio corrispondeva alla reale temperatura dei punti in ombra della città, nonché ad altre località del Friuli, di cui talune presentavano interessanti anomalie. I rilievi venivano effettuati sia all'esterno, nelle più disparate località della regione, che all'interno nella torretta costruita vicino alla sua abitazione e destinata ad osservatorio astronomico e meteorologico. Questa specola era dotata di tutti gli apparecchi necessari, alla occorrenza modificata e migliorata dallo stesso. Con questi mezzi, egli traeva i dati per la stesura di un bollettino meteorologico quotidiano pubblicato sino al tempo della Prima Guerra Mondiale. Con questa ennesima fatica, Marignani intendeva ricollegarsi alla tradizione locale, iniziata un secolo prima dall'udinese Gerolamo Venerio, che, secondo in Italia, eseguì metodiche registrazioni meteorologiche per tutto un quarantennio. Lo scopo di Marignani era quindi di rilevare le differenze meteorologiche manifestatesi ad un secolo di distanza tra le osservazioni del Venerio e le sue. I risultati di queste osservazioni furono poi pubblicati dall'Accademia Udinese e dallo stesso Marignani. Gli ultimi mesi della sua vita lo vedono infine impegnato nella ricerca di un procedimento per la produzione della cellulosa, senza bisogno di autoclavi, mediante una semplice macerazione a freddo, ricavandola da piante orientali capaci di sopravvivere nei terreni poveri e ghiaiosi del Medio Friuli. I primi risultati furono giudicati ottimi per la qualità della cellulosa così ottenuta. Quest'ultima fatica però era destinata a rimanere incompiuta. Tempo che le ricerche gli concedono, Marignani si dedica anche a più riposanti esperimenti botanici. Un singolare successo in questo campo è il riuscito acclimatamento delle stelle alpine all'ombra del castello di Udine.
Giuseppe Marchetti, uno dei maggiori studiosi friulani, scrisse di lui: la storia di Arturo Malignani è del genere di quelle che si fanno leggere ai giovani nella self-help di Samuel Smiles. È la storia di un grande scienziato ed industriale che si fece veramente da solo.